la dottoressa Fiorella Saviano a consegnare questi attestati, in modo tale che ve la presentiamo anche, lei, donna eccezionale, piccola ma grande donna, che anche lei ha partecipato alla giuria che è stata prima menzionata. Vuoi dirci qualcosa, Fiorella? Allora, buonasera a tutti, è sempre un piacere stare qui con gli amici della WIDM per il premio Io Esisto, come ho contribuito anch'io in qualità di giurata a premiare queste poesie. Devo dire che ogni anno la qualità delle poesie diventa sempre più alta ed è sempre più difficile dare un voto. Infatti io, insieme all'altra giurata, mia compagna in questo giudizio, la signora Liliana Summo Borriello, che stasera io sostituisco e che porge gli auguri e il suo saluto all'Assemblea, abbiamo davvero trovato grosse difficoltà, cioè abbiamo messo molti voti alti, in verità. Tutte belle poesie, quindi speriamo che nei prossimi anni la qualità possa sempre essere tanto alta. Ringrazio Vincenzo, ringrazio Francesco ed è un onore per me procedere alla premiazione. Grazie a te, Fiorella. Un applauso per Fiorella. Al 7° posto, Paola Vigilante, L'ultimo dono, di Roma. 29° posto, Gentiana Marica, Ti porto in viaggio con me, Borgo Val di Taro, Parma. 28° Angelo Iannelli, che insomma è il Pulcinella che avete visto prima, quindi eccetera. Serena, 27° Serena Weber, Pensieri assopiti, Pergine Valsugana, Trento. 26° Vincenzo C'era solo, O volontario, di Marigliano, neanche c'è. Dora Millaci, La mia libertà, Genova. Rachele Esposito, eccolo, Io esisto, di Cercola. La signora Esposito, oltre a dilettarsi per... La signora Esposito, che abbiamo il piacere che abbia partecipato a questo concorso, è anche un'attrice di teatro abbastanza affermata. Dico bene, signora Esposito, ci vuole dire qualcosa? Così pare. Così pare, così dicono gli altri magari. Lo dicono gli altri, lasciamolo confermare agli altri. Benissimo. Conoscono me, perciò. Quindi questo fa parte di umiltà. Insomma, ciò che noi siamo sono gli altri a dirlo, non noi stessi, giusto? Non mi decanto mai da solo. Benissimo, questo ci fa piacere. Grazie per la sua partecipazione. Carolina Turroni, Eterna voce, di Cervia, Ravenna. Teresa Romeo, Sopravvivere per vivere, Bova Marina, Reggio Calabria. Oh, sono andato troppo veloce. Ah, ritira il maestro Nino Castolina. Maestro? Al 21° posto, Vita d'amico, Tra le pagine del cuore, Martina Franca, Taranto. Ah, bene, bene. Grazie. Bravo, Vita. Grazie, grazie, grazie. Bene.
si esibirà il direttore artistico, quel bambinello del quale vi ho parlato prima e che ha accompagnato Maria Strazzullo nell'interpretazione della poesia della Spes. Eccolo Marco Smurra, che è il direttore artistico di questo premio, lo ricordo, e eseguirà il brano Uno Bonda Luna, che è un'anticipazione, è un'anteprima del suo prossimo album. È un'anteprima del prossimo album, spero per ottobre di farcela. Dai, noi ti auguriamo di farcela. Album Asse Mediano, giusto Marco? Sì, sarà Marco Smurra con la collaborazione della band Asse Mediano, che mettono folk come genere musicale, e l'album si chiamerà Uno Bonda Luna. Bene, signori, Marco Smurra.